L'allenatore Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma sportiva DAZN dopo l'emozionante scontro tra Inter e Napoli. Le sue osservazioni meticolose e approfondite sulla prestazione dell'Inter hanno offerto una prospettiva unica ai tifosi, approfondendo i dettagli della partita ed evidenziando aree di preoccupazione e potenzialità. Nel corso dell'intervista Stramaccioni ha esordito parlando dell'esito della partita, esprimendo preoccupazione per il finale della partita e per la difficoltà dell'Inter nel consolidare la propria posizione. Ha sottolineato l'importanza di riconoscere i momenti cruciali in cui la squadra ha affrontato sfide significative, come il precedente scontro contro il Bologna, dove l'Inter ha faticato ad avanzare da centrocampo e a creare chiare occasioni da rete. Ciao interista, benvenuto nel nostro canale Inter News. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità nerazzurre. Ripercorrendo la partita di Madrid, Stramaccioni ha sottolineato un periodo critico di 10 minuti che ha avuto un impatto decisivo sul risultato finale. Questi momenti sono stati individuati come decisivi, evidenziando la necessità di restare calmi e concentrati per tutta la durata della partita per evitare errori che potrebbero influenzare negativamente il risultato. Il pareggio ottenuto contro il Napoli rappresenta una svolta rispetto al precedente record dell'Inter, in cui spesso la squadra usciva vittoriosa da questi scontri. Questa nuova dinamica solleva interrogativi sulla capacità dell'Inter di affrontare nuove sfide e di adattare le proprie strategie per superare avversari resilienti. Stramaccioni ha affrontato anche le questioni tattiche e strategiche che hanno influito sulla prestazione della squadra durante la partita. Ha sottolineato l'importanza di sfondare la difesa avversaria e creare occasioni da gol in modo efficiente, sottolineando la necessità di un approccio più assertivo e creativo in campo. La metafora alzare il muro, utilizzata da Stramaccioni, suggerisce non solo l'importanza di mantenere una difesa solida, ma anche la necessità di rivalutare e adattare le strategie della squadra per affrontare sfide diverse e impreviste. Oltre ad analizzare il rendimento della squadra, Stramaccioni ha offerto approfondimenti sullo stato fisico e mentale dei giocatori, sottolineando l'importanza di una preparazione e di un condizionamento adeguati per affrontare una stagione impegnativa e competitiva. E tu interista, cosa ne pensi delle osservazioni di Stramaccioni? Sei d'accordo o in disaccordo con lui? E cosa ne pensi della prestazione dei nerazzurri nella partita di ieri? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità qui. Forza Inter!